Ebbene, eccoci qua, signori, finalmente ben ritrovati, bentornati per il culmine di questa prima giornata del Promotion Tournament PG Nations powered by Logitech G. Siamo arrivati alla fine, l'ultima partita, il tempo è volato, ma c'è ancora da decidere chi si qualificherà di questo gruppo A. Già, questa forse è la partita con più peso annesso, perché abbiamo avuto partite dove sì, magari ti aiutava a fare un passo avanti, ti faceva fare un leggero passo indietro. Abbiamo avuto le partite quelle dove ti sei confermato qualificato o confermato eliminato, ma adesso si risolve tutto. Due squadre, una raggiunge gli off limits per i qualificati per la fase di best of 3 di dopodomani, l'altra raggiunge i MOG nelle squadre eliminate, che già quindi abbandoneranno il promotion. Abbiamo quindi Manguste contro Looking for Org. Looking for Org appena usciti da una vittoria, una convincente vittoria. Manguste, tra l'altro, nuovamente scelgono il side, scelgono red side, quindi a quanto pare la loro volontà su questo rimane impossibile da incrinare. Ormai il red side è loro. Devo andarmi a leggere la pagina Wikipedia delle manguste. Okay. Devo capire se c'è qualche riferimento predatore a naturale rosso. Ah, okay. Non lo so. Volge la testa a destra. Non saprei. C'è da capire. Sì, forse capire. Sì. Ci dicono la legge che però il loro logo ovviamente è rosso, quindi c'è comunque perfetto, delle affiliazioni. Perfetto. Tutto con si spiega. La controparte rossa. Scherzi a parte, però, parliamo di cose serie. Cosa mangi stasera? No, sto scherzando. Dicevo, per quanto riguarda le manguste, hanno avuto ovviamente tutta questa loro trafila della fase opening, diciamo, dove hanno avuto delle vittorie schiaccianti, senza mai perdere, battendo anche coloro che poi le hanno appena affossate, ovvero gli off-limits, e adesso si ritrovano però con, per l'appunto, la possibilità sì di qualificarsi, ma anche il pericolo di non qualificarsi per un team del genere che ha avuto così tanto successo. Perdere, diciamo, all'inizio della, un po' a metà della giornata, no? Di questa trasmissione, perdere così sarebbe uno smacco incredibile. Già, purtroppo queste sono partite molto preziose in quello che è il progresso verso il tentativo di qualificarsi. Sono partite che adesso diventano veramente una lotta per la sopravvivenza. Per quanto abbiamo visto da parte degli Off Limits una giornata fantastica, dove sono ampiamente rifatti le loro sconfitte, sconfiggendo entrambe le squadre contro le quali avevano perso nella fase svizzera, confermando quindi quel loro avanzamento almeno alla fase successiva, le Manguste adesso devono arrivarci riaffrontando un nemico che già hanno sconfitto come i Looking for Org, e sperando di poter trovare il meglio, almeno in questo scontro diretto, per portarsi a casa quello che, come detto, ormai è una qualifica che quasi sembra loro di diritto. Una cosa che si può dire di positivo per le Manguste in questo caso è che arrivano a questa, che ormai è la loro terza partita della giornata, ma hanno giocato due partite con la stessa identica composizione. Non hanno rivelato veramente niente di particolare, nessuna arma segreta aggiuntiva. Hanno mostrato la stessa composizione, che una volta ha funzionato molto bene, una volta molto meno. Quindi bisogna vedere un pochino anche l'altra squadra, li Looking for Org, come vogliono approcciarsi a questa cosa. Abbiamo visto che gli avversari hanno dei carry comfort. Allora cosa facciamo? Li andiamo a bannare? Li andiamo a togliere? Vogliamo lasciarglieli di nuovo perché non ha funzionato così bene l'ultima volta che gliel'hanno fatto? Ci sono molte cose che non ti danno un'idea chiara di come questa squadra vuole e riesce soprattutto a giocare attorno ai pick della patch attuale. Sì, sicuramente è un punto di domanda, per l'appunto quello di lasciarli o meno la possibilità di poter riprendere esattamente lo stesso team che hanno riproposto per ben due volte di file, quindi qui la terza. Non sono un fan della squadra che vince resta, anche perché non hai vinto, quindi dovresti cambiarla. Non ci sono leggi per la quale se perdi continui a mantenere la stessa squadra. No. A meno che, sì, non è una best off e dici, beh, questo giro abbiamo sbagliato noi, la prossima andrà meglio. Qui è un'altra squadra, tra l'altro non hai avuto il confronto diretto fin da subito come prima. Hai vinto, sì, ma contro l'altra squadra, ovvero i MOG. Ricordiamolo, quindi vittoria schiacciante sì, ma contro i MOG, che tra l'altro hanno perso rovinosamente anche contro, per l'appunto, questi ultimi. Quindi spero che cambino delle cose lato Manguste, e dall'altro lato invece spero che vengano presi degli adattamenti, magari bannandoli anche questi campioni. È ben possibile, alla fine se andiamo un po' di proprietà transitiva, che sappiamo non è mai un vero indicatore del valore di queste come squadre, no? Però entrambe queste squadre hanno battuto in maniera molto convincente i MOG, hanno perso in maniera molto schiacciante dagli Off Limits, devono quindi capire soltanto, è chiaro che queste due squadre si trovano molto vicine un pochino sul livello di potenziale, c'è che almeno equilibrio, almeno quello che hanno mostrato in questa giornata. E adesso in quest'ultima partita c'è bisogno di tirare fuori un po' nuovamente il meglio di sé, riuscire a
alla fine il valore di una squadra che si merita l'avanzamento e si merita anche il diritto di poter andare poi a giocare per la qualifica al PG Nationals è in questo momento, in questa singola partita. Sì, è una partita importantissima e sarebbe terribile vedere una squadra che ha fatto 6-0 in fase di Svizzera adesso soltanto perdere due partite contro squadre comunque molto forti, di grande rispetto, e vedere il loro percorso interrotto. Ma è anche molto importante per una squadra del genere saper tirare fuori il vero valore in momenti come questo, in partite ad alta pressione, una partita ad eliminazione. Non si sono mai trovati in uno scontro così, perché quando inizi a vincere la fase a Svizzera continui a giocare contro squadre del tuo livello, quelle squadre che quindi rispecchiano il tuo numero di vittorie, ma non c'è mai veramente il rischio di dire ok, gli altri sono più indietro, io ormai sto accumulando 1, 2, 3, 4, 5, se arrivo poi all'ultima giornata con la sesta vittoria allora sono molto tranquillo, non è una partita che mi cambia completamente la sorte, perché a quel punto è comunque la differenza tra arrivare primi o arrivare secondi, esatto, nella classifica finale. Qua no, qua non è la differenza tra arrivare primi e secondi, è la differenza tra farcela, tra riuscire ad avanzare, tra sopravvivere e finire fuori. Quindi in questo caso, se la tua convinzione, se il tuo mental si va a infrangere, si va a distruggere e questa partita finisci per perderla, purtroppo è quello che ti meriti. Questo è vero, alla fine è un gioco, e come tale chi vince avanza. Quindi che tu abbia la giornata storta o la giornata giusta, ciò che conta è il risultato alla fine. Quindi signori, siamo in sezione dei campioni per l'appunto, Looking for Org lato blue side, come giustamente avevamo pronosticato, per le Manguste invece la scelta ancora una volta in modo loro, hanno scelto red side. Vediamo subito Kindred, Shen rimossi immediatamente, quindi non più utilizzabili nella formazione primordiale di queste Manguste Esports. Yeah, sarà necessario quindi quel cambiamento, quello che dicevamo, hanno mostrato chiaramente il loro comfort, come vorranno giocarci attorno, la risposta è glieli togliamo e li costringiamo se non altro a muoversi su qualcos'altro. Oh. Non dubito che magari le Manguste stesse avrebbero fatto un cambiamento del genere, perché l'hai detto, squadra che vince non si cambia, ma la squadra che perde forse è meglio cambiarla, anche soltanto per rinfrescare un pochino, per smuovere un po' le acque. E arrivano Camille e Thalia, wow, come seconda Thalia. Selezione. Thalia ha ricevuto dei buff su, vero, questa patch. Sì, sono, vero, dei buff che vanno a potenziare, o meglio a rimuovere un pochino quel malus di colpi consecutivi della Q sullo stesso bersaglio per quanto che riguarda i mostri, quindi facilitare un pochino il suo clear di giungla. Ma è un pick che non mi aspettavo di vedere risorgere così in fretta all'interno del meta competitivo, quindi Desidere ha sicuramente molto da dimostrare adesso. Vero, nel frattempo comunque ho appena visto Camilo, ho detto potrebbero, io non l'ho ancora visto giocato, quindi non so te, ma Ione? Io non l'ho ancora visto giocato. È vero. Quindi sono contentissimo finalmente di poterlo vedere giocato, Ione. È vero, è il primo Ione che vai a castare. Ah, finalmente. Uno Ione che appunto si è presentato alla preseason con una potentissima build con l'interazione da fuori di Guinsoo, una che poi è stata fissata, aura, è stata nerfata e si è visto sparire un pochino dai radar. Comunque c'è da dire che forse tra i fratelli ioniani Ione è quello che comunque si mantiene un pochino più in salute a livello di presenza nel meta, ha un potenziale di DPS enorme come campione, ha un grande potenziale offensivo ma anche difensivo con la mobilità che gli fornisce la sua scissione spirituale, la sua E, di poter aggredire ma avere quella carta esci gratis di prigione per ritornare subito alla posizione del corpo originale, mentre Yasuo non ha quello stesso DPS, non ha quello stesso potenziale di impatto massivo nel teamfight, o meglio ce l'ha, ma è molto più difficile, molto più situazionale da presentare. Sì, diciamo che io ho sempre visto Yasuo comunque come un pochino più da corsia, si comporta meglio in corsia, col fatto che comunque ha un tornado facilmente proccabile, puoi tenere a bada anche i maghi che hai contro. Ione invece deve fare dei mini all-in per poter effettivamente giocare in corsia, deve giocare molto di più con la propria vita, si deve esporre un pochino di più anche per utilizzare le proprie tempeste d'acciaio, comunque deve avanzare, quindi esporsi in ogni caso ai danni nemici. C'è una disparità, perché poi a livello 6 Ione è tutt'altra cosa rispetto a Yasuo. Detto ciò però, non perdiamoci in chiacchiere, perché c'è di tutto, perché dopo i buff di Leona e Zilean e di rimando, Jax ovviamente rimosso dopo quello che è successo con Camille per l'appunto e Victor, abbiamo Bard e Wukong in risposta sulla top, mentre invece dall'altro lato arriva Jin e Taric. Già, ancora una volta un Jin che quindi sopravvive a entrambe le fasi di ban, con priorità su Ezreal addirittura per Ennio dall'altro lato, da parte di Looking for Org, e un Taric abbastanza particolare in chiusura. Mi ha sorpreso un po' vedere quella ban di Victor, visto che Syndra era già stata selezionata, quindi forse era un ban preventivato di Victor quasi verso una top, prospettiva di top lane. Probabile. Io più che altro perché non riprendere Jax? Perché era bannato. In seconda top lane, in prima, perché non prendere Jax prima? Alla fine Ezreal, non ho visto tantissimi ban su Ezreal da parte almeno del team delle Manguste, non credo che fosse nelle loro corde, così come anche magari un possibile mid laner, boh, non lo so, sinceramente avrei preferito magari per appunto un Jax, se ti ha dato così tanto, alla fine a mani basse
un buon MVP della scorsa partita, o comunque ha creato buone opportunità per la sua squadra, ha trovato diverse kill nell'1v1 e quindi per questo sicuramente molto comodo. Però c'è anche da ricordare che quello stesso Jax nel primo game della giornata di Looking for All ha fatto molta più fatica a trovare quello scontro diretto e si trovava in un matchup dove ha trovato diverse solo kill, ma contro un giocatore che ha fatto molta fatica, è stato solo killato più volte anche da Scar nel matchup dei Mong contro le Manguste. Quindi è forse uno stile un po' situazionale. Quel Jax ha funzionato perché effettivamente funzionava bene nelle mani del giocatore o perché si è trovato contro una resistenza un pochino più flessibile, un pochino più cedevole. A questo giro Wukong forse è un passettino in basso nella progressione, anche perché sarò interessato a vedere quale sarà il suo decorso di build, di ottimizzazione, come andrà a rapportarsi con Camilla, anche perché con Wukong puoi partire bene e devi farlo e devi mantenere quell'ottimo ritmo, perché sennò Camille rischia di prendere il via e soprattutto più avanti sullo scaling superarti soprattutto nel duello. Sono molto incuriosito a vedere questa Thalia, però questa Thalia è forse la cosa più sorprendente della draft. Il cambiamento dell'ultima patch non mi sembrava particolarmente forte, particolarmente efficace, soprattutto Thalia in questo momento, essendo un mago da giungla, fa molta fatica a seguire una chiara itemizzazione, perché gli oggetti che vorrebbe prendere, gli oggetti da mago come magari la tempesta di Luden, hanno come componente forzata quel capitolo perduto che in giungla non ti serve veramente a granché, perché avere quel sustain di mana aggiuntivo è qualcosa che vai a compensare comunque con lo strumento da giungla e con il potenziamento blu che il più delle volte vai a raccogliere, soprattutto se giochi un mago. Quindi è un decorso di ottimizzazione un pochino faticoso da attraversare, soprattutto nei primi minuti, perché vai a spendere molti soldi in delle statistiche che non sempre ti fanno troppo comodo, che farebbero molto più comodo all'interno di una corsia, e quindi hai quel primo gradino molto alto da scavalcare per poi avanzare verso la tua progressione. Però appunto sono molto incuriosito, e soprattutto adesso anche per te immagino vedere questo Yone invece finalmente in partita, finalmente sguinzagliato. Yone che tra l'altro abbiamo visto bannato anche un paio di volte questa sera, quindi comunque sul radar di molte squadre, comunque un campione da tenere d'occhio. Già, non vedo l'ora infatti per l'appunto il fratello di Yasuo, cosa si andrà a inventare. Ma dall'altro lato sì, effettivamente Thalia, l'ultima apparizione non è neanche poi così recente, da un bel po' che mancava queste lande di Runeterra, quindi sono molto molto curioso. Vorrei vedere per adesso da parte anche dei Looking for Org, aver giocato una Bard Ezreal, voglio vedere Bard volare via un po' come tutti i migliori Bard per l'appunto sanno fare, no? Ovvero lasciare da solo i papà di Carry a morire da solo, tranquillo. Ma in realtà è tutta exp, perché se si lamenta dice no, ma è tutta exp. Certo, Bard deve giocare così, è il playstyle. Un'altra cosa da menzionare, che in effetti con quello Yone in corsia centrale c'è soltanto una fonte di danno magico nel team delle Manguste, che è sempre quella Thalia. Quindi il peso un po' sulle spalle va a raddoppiare su questo lato. A meno che Yasuo, Yone, full AP, W, che fa anche un po' di danno. E il terzo colpo che è anche un po' magico. No, non so, penso... Potrebbe, ma... Dubito anch'io. Beh, è più probabile un Jhin full AP. Sì, probabilmente sì. Detto ciò, un Taric full AP. Beh, in realtà un po' tutti possono fare full AP, a meno che non ci sia zero scaling sulla P. Se ti impegni, se ci credi. Se ci credi. Scherzi a parte però, sì, allora, c'è da dire che ancora una volta Looking for Org si presentano con un team un pochino più standard, devo essere sincero. Tolto forse magari quel Wukong, che è un più extravagante, ma che comunque ha fatto anche capolino nel meta proprio durante questi campioni. Questi campioni sono quelli che abbiamo visto anche nel mondiale. Sì, una classica comp dove per appunto puoi permetterti di giocare molto bene anche sulle zone di controllo degli obiettivi grazie a Bard, le cioccolate, insomma, e così via. Bisognerà vedere però dall'altra parte, perché dall'altra parte c'è tanta magia, perché la Suprema di Taric combinata a quella comunque di un Yone che si lancia dentro per dargli tempo, il muro della testatrice da parte di Thalia che va a bloccare, magari a spezzare in due il teamfight, così che Yone possa ultare o ultare a seguito dell'ultimatum Hextech per racchiudere quindi già una persona all'interno e quindi assicurarsi la Suprema. Bisognerà vedere. Già, assolutamente. Tanta roba. Mi aspetto un po' più di sorprese da parte delle Manguste, mettiamola così. Le Manguste sono quel team che adesso... Meno tecnicismo, più performance. Ha più probabilità di tirare fuori assi dalla manica. Questo è quello che voglio vedere da parte loro questa partita. Anche perché non saranno contenti di quella sconfitta subita prima. L'hai detto, sarebbe una tragedia se adesso a un passo dal traguardo non riuscissero a tagliarlo dopo tutti quei risultati che hanno trovato nella fase di Svizzera. E signori, eccoci qua finalmente tornati sulla land di Runeterra. Finalmente per l'ultimo match di questa serata, powered by Logitech, il Promotion Tournament con i Looking for Org contro le Manguste Esports. E come sempre, quindi da casa con gli hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo, hashtag LFOWin contro hashtag MNGWin. Scontro, importantissimo per queste squadre, l'abbiamo descritto.
Non so perché, ma sarà un... Boh, me li... Cosa? Li vedo più piccoli del solito, i personaggi. Siamo dezoomati. Siamo dezoomati. Ah, ok. Vedi, adesso. Grazie. Così va, così va meglio. Too much. Così va meglio. Però guardate, ecco, questa è una cosa interessante, perché la skin della saga, diciamo, Luna di Sangue, sì, della categoria Luna di Sangue, sono una delle più belle. Adesso, tra l'altro, sono d'accordo. E adesso all'Emporio hanno fatto uscire tutti i Recolor, e quelli delle Luna di Sangue sono molto belli, molto accesi. Già. C'è Zaffiro, Turchese, Cristallo. Già, per chi si fosse perso, Emporio di Essenze Blu nel client, potete andare a comprare un grande assortimento di croma in cambio di essenze blu, non più quindi RP. Invasione, Late Invade qua da parte del Looking Frog, e un Gamma con il suo bard che si attarda un po' su questa corsia centrale, fa una visitina ai propri alleati, va a proccare una stack di scudore liquida per assistere un po' la mid lane. Kamin molto aggressivo. Sì, Kamin molto aggressivo, e giustamente lo dicevi, no? È un ragazzo che... su cui ci hanno dato diversi insight da tenere d'occhio. E prevalentemente sono d'accordo, perché in tutte le partite che ha giocato è stato pesantemente focussato. Quindi quando vedo una certa concentrazione, una certa aggressività contro un unico player, un fondo di verità c'è. Sì, ben probabile. Abbiamo visto il game contro gli Offlimits, è stato molto giocato attorno a quella corsia centrale. Già. Top lane, questa top lane ha il potenziale di diventare veramente offensiva, veramente violenta, anche perché Scar dalla sua ha optato per teletrasporto e ustione con questa Camille, niente flash dalla sua, quindi sia la volontà di poter andare a impattare la mappa, ripresentarsi in corsia, giocare attorno alla mobilità globale, ma senza voler sacrificare quel potenziale di 1v1 diretto che ha dato i suoi frutti nelle partite precedenti, dove ha trovato quella solo kill nel game 1 contro Curl con il suo Shen da ustione. E non solo, dall'altro lato comunque anche Gorus ha già dimostrato nella partita precedente che, tutto sommato, a combattere anche in maniera forsennata, senza una vera, senza un vero senso, gli aggrada. Quindi risponderà sicuramente molto bene. Oh, l'intervento con lo svuotamento, che purtroppo non va a cogliere Doemi, costretto probabilmente a quel flash. Bella combinazione, però, effettivamente. Già. Molto carina il mini knock-up che vai a prendere con la tempesta d'acciaio da parte di Yone. Molto importante. Già, assolutamente. Thalia gioca molto bene con setup da parte delle corsie di CC con cui concatenare quello spostamento sismico. E il terzo colpo della Q di Yone sicuramente è una grande opportunità per cercare quell'aggressione. Molto bravo Syndra con il suo flash prontissimo ad allontanarsi. Anche un ottimo disperdi il debole per bloccare subito l'aggressione di Kamin. Insomma, posso dire anche diversi pianeti che si allineano per aiutare la mid lane dei Looking for Org a sfuggire al pericolo. Adesso però occhio a questa bot lane. Ancora una volta l'aggressione portale che porta però Gamma fuori dei guai. Ancora una volta scissione più il fendente da parte di Kamin. Una breve aggressione. Un pattern di trade molto rapido e molto comodo anche per Yone alla fine. Scissione spirituale per avvicinarsi, anche semplicemente proccare un paio di danni. Però occhio alla top lane qua, questo gank potrebbe essere letale. Sarà letale molto probabilmente. L'ultimo colpo a seguito, Bloody Hero ancora una volta raccoglie un primo sangue eccezionale. Già, ottima entrata, fine della corsa e niente da fare. Scar ha voluto sacrificare il flash per la possibilità di un'ozione e qua viene punito, perché non c'è veramente via di fuga. Per quanto quel rampino fosse ben posizionato, la chiusura da parte di Graves è stata ancora più comoda, perché sa molto bene che se Camille vuole cercare la via di fuga dovrà passare verso un muro, e a quel punto sai benissimo dove lanciare la tua Q. Già. In invasione Bloody Hero a rubacchiare un po' di lamabecchi, se ne prenderà qualcuno. Aia. Mamma, quanti danni che è riuscito a portarsene a casa, ma giustamente conosciamo molto bene il matchup con Graves, che si comporta molto bene all'interno della giungla, mentre invece per Desidere dovrà aspettare un po' di tempo, dovrà raccogliere un po' di danni. Già, purtroppo per Thalia cercare l'aggressione ai danni di un qualsiasi bersaglio si affida molto sul beccare con la W, beccare con lo spostamento sismico, altrimenti buona parte dei tuoi danni devi affidarti al fatto che vadano a colpire con la Q, ma perdi il proc della W attraverso la E e insomma il tuo kit viene un po' azzoppato nel cercare quel trade diretto. Ancora una volta aggressione, si tiene bene alla larga, ma per l'appunto, come dicevo, il pattern di trade per Yone è ben diverso da quello che può essere magari il suo fratello Yasuo come categoria melee contro ranged.
Sì, per adesso sembra ci sia ancora molta, molta attesa di quello che è magari un livello 6 con una suprema, ma esatto. Forse adesso con l'intervento di Aci. Arriva la scissione, ma subito richiamato a sé per evitare che Syndra potesse aspettarlo al barco, potesse attenderlo. Oh. Prodiro, i danni, costretto al flash, arriva uno stordimento che purtroppo non lo andrà a cogliere. Costretto così anche Aci, Prodiro ancora vivo, riuscirà a salvarsi per il rotto della cuffia. Cioè, molte aggressioni spese da un lato e dall'altro. Flash utilizzato da parte di Bladiro come da parte di Aci per trovare la rispettiva salvezza, ma ancora una volta siamo lì fermi, bloccati su questa singola uccisione. Una singola uccisione che sta fruttando molto ai Looking for Org. Siamo quasi a 1000 gol di differenza in realtà tra i due. Più o meno, intanto però ancora una volta dentro del fiume, aia, combattimento. Aia. Bellissimo spostamento da parte di Neino e si porta a casa una fantastica uccisione più flash e guarigione. 1v2. Wow. E se la porta a casa, è Neino. E come? Bello spostamento davvero. Un ottimo, ottimo gioco di gambe con lo spostamento arcano, con anche semplicemente sidestep rispetto al fuorilegge letale, a quello spostamento sismico. Flash e guarigione alla fine utilizzati per evitare di cedere troppo spazio a Notamess, ma... Ancora una volta aggressione che si spegne però nel vuoto, non può passare più di così, non può andare più avanti di così prima che sia il punto di non ritorno e quindi poi la morte magari. Già, flash utilizzato difensivamente da parte di Gama con il suo Bard, quindi ancora una volta qualche cooldown che va un po' a dissiparsi, ma Looking for Org per adesso messi abbastanza bene in questo early game. Non hanno trovato tantissime risorse, ma le stanno covando nella maniera corretta. Già. E continuare anche ad avanzare verso magari qualche invasione e aggressione che potrebbe scatenarsi su Skarma. Oh! Ancora una volta l'aggressione con lo stesso scissione e in chiusura poi con Ustione e Suprema. E Gorius e Diablo Diro rispondono molto bene con l'intervento anche di Bard. Una fenomenale azione, ma soprattutto Kamin, bellissima. Sì, lì ha trovato finalmente il suo scontro diretto, il suo 1v1. Purtroppo per Syndra ancora quel flash non era disponibile, ancora non è disponibile, soltanto adesso è uscito dal cooldown, quindi quella salvezza purtroppo distava qualche manciata di secondi. L'intervento di Aci alla fine non è stato nemmeno indispensabile, però vediamo cosa è successo in corsia superiore, perché c'è stato questa sorta di dive in 3 contro 1 che ancora una volta ha visto Scar purtroppo penalizzato dalla mancanza di quel flash. Si era giocata molto bene con l'ex tech ultimatum per evitare un po' di danni avversari e cercare anche con lo scudo attivo della passiva a sopravvivere meglio ai danni nemici, ma purtroppo non è bastato. Doppia suprema da parte sia di Graves che di Wukong ha chiuso le danze. Adesso lo vediamo con i Looking for Org che si spostano, prendendo ormai sempre più visione del quadrante superiore, però minuti ancora acerbi. Ricordiamo primo drago, drago infernale, caduto nelle mani delle manguste. Drago isolato, quindi nulla di così importante. E il prossimo è nuvola, quindi tra, o meglio nuvola, pietra, quindi tra montagna. Tra nuvola adesso. Bisognerà vedere cos'altro potrà uscire tra oceano e nuvola. Sì, draghi abbastanza lenti in questa partita. Scar va a cercare un po' di aggressione qua. Forse deve stare molto attento. Gorus risponde molto bene. Buoni danni, arriva però con lo scudo. Muro della tessitrice, lo vogliono andare a chiudere. E adesso per Gorus, lato sbagliato. Punizione esemplare, molto bravi. Adesso tutto si spiega, era un setup per l'ingresso dalla distanza. Con un bellissimo ingresso col muro della tessitrice, anche se non ha completamente tagliato la via di fuga al suo avversario. La presenza di Scar comunque ha dissuaso Gorius da spostarsi verso la sua base. E un rapido 1-2, una kill molto preziosa conquistata qua per Desidera. L'abbiamo detto, quella Talia deve trovare risorse. È l'unica fonte di danno magico della sua squadra. È un pick molto legato un po' anche al concetto di snowball. Infatti, raccolto oscuro comunque come runa chiave costringe una volontà e un obbligo a dover giocare in maniera aggressiva, cercando risorse fin dalle prime fasi di gioco. Questo è vero, intanto Placca che va a cadere in corsa centrale, con Kamin che si porta solo adesso con i primi finenti d'acciaio. Situazione che adesso comunque vede una disparità non così ingente a 10 minuti, d'altronde 3-2, 0 torri a testa, qualche Placca qua là. Già. E messaggero nelle tasche di Blood Hero, quindi l'opportunità di muoversi verso una prima torre forse appare un po' più comoda ai Looking for Org, ma in realtà abbiamo visto queste squadre si stanno muovendo in maniera molto concreta a giro per la mappa. Oh! Sotto aggressione, molto bravo, scissione, poi la fuori d'acciaio per aggredirlo.
utilizzato il Rajamon, i danni però non bastano nonostante quell'ustione. La Suprema Aci rischia grasso e muore sotto le bruciature. Ottima azione qua da parte di Bloodhero. Il setup era stato veramente perfetto nella risposta dei Looking Frog. Purtroppo per le Manguste molti colpi sono andati a vuoto. Il Rashomon non ha trovato bersagli e quindi nemmeno la concatenazione di abilità con lo stordimento di Taric. Taric che era ancora a livello 5, quindi sprovvisto di quella Suprema per ottenere l'invulnerabilità momentanea che gli poteva permettere la risoluzione di quello scontro. Adesso Gorius sembra non aver visto Desidera arrivare. Un'altra volta l'aggressione, Gorius ci prova, ma è un difficile 2 contro 1. Poteva fare la magia, purtroppo l'intervento non va a coglierlo. Che proprio Liro. Liro il flash. Eccolo lì. Un'altra uccisione facile e veloce. Intanto però il sipario con il flash da parte anche di Kemin a seguito della scissione spirituale. Poi il fendente d'acciaio per andare a chiudere facile l'uccisione su Syndra. Un tentativo di supporto alla distanza da parte di Notamess con Jhin, la sua Suprema, che alla fine non è nemmeno stato necessario. Ha fatto un po' ballare Syndra, ma Kemin l'ha comunque chiusa in solitaria quell'uccisione. 5 a 4, questa partita continua ad incrementare lentamente il livello di aggressione, in maniera un po' anche preziosa talvolta. Occhio pro top lane. Ancora una volta, si vanno avanti. C'è un rallentamento, l'arrivo anche di Gorius, Suprema innescata. Una Suprema di grande prudenza quella parte di Aci. Il rampino sembrava essere proprio il limitare del suo range, infatti ha permesso a Scar la via di fuga, ma qualora ci fosse bisogno, qualora ci fosse un tentativo dalla distanza di inseguimento, Aci voleva essere sicuro che quello splendore cosmico avrebbe aiutato il proprio top laner a sopravvivere. 5-4, abbiamo detto uno score molto pesante. 4 delle 5 kill dei Looking Frog però sono nelle tasche di Graves, che ci ha chiuso il suo arco oscuro immortale, quindi il suo primo oggetto, il suo oggetto mitico. E vediamo come riuscirà a mantenersi nelle schermaglie, perché certo, quell'oggetto ti fornisce resistenza bonus, quello scudo aggiuntivo, quel sustain aggiuntivo, ma se finisci per cadere in una schermaglia e 4 delle 5 kill della tua squadra improvvisamente vengono vaporizzate, hai perso l'altro vantaggio. Team ha una grande dispersione invece di risorse e può rivelarsi molto più minaccioso magari. Assolutamente. Utilizzo il messaggero non congeniale. Potrebbe essere pulito facilmente, arriva la Suprema. Riescono a bloccare soltanto Aci. Bellissimo il flash da parte di quest'ultimo. Capocciata incoming! No! Bloccato! Un po' maldestro questo utilizzo da parte di Looking for Org. Un vero peccato. Penso fosse dovuto alla tempistica. Sì, alla tempistica. Un'evocazione, come hai detto, purtroppo un po' forzata. Un vero peccato, perché l'abbiamo detto, ancora 0-0 a torri, placcature ben in salute su molte delle strutture. Un early game abbastanza povero di risorse. Adesso persino un second drago conquistato dal team che ne era sprovvisto, quindi siamo persino pari in risorse elementali. Intanto Scar, corsia superiore, risponde alla corsia inferiore. Ancora diverse sono le placcature, si mostra immediatamente Gamma. Nelle vicinanze è già pronto Aci a intervenire col paura di carry per fronteggiare l'emergenza in corsa inferiore. La volontà di assedio dovrà aspettare. Per adesso, ancora una volta, questa partita vede i suoi ritmi andare un po' a ridursi, andare a rallentare. Incontro però tra i jungler, non qualcosa che Desidera vuole cercare. E infatti ecco qua, subito i danni, iniziano a sentirsi. Mio Dio, quanti danni! 5-0, si sente quell'oggetto. Oscar! Gorius! Micidiale! Già, sfavorito in questo scontro diretto. L'ustione adesso è disponibile, forse non lo era al momento del trade, ma Scar per un soffio va a perdere quell'1v1 con Gorius, che invece ne guadagna non poco. La sua prima uccisione della partita, tra l'altro. Quindi, ancora una volta, Looking for Org una leggera impennata su questi due scontri diretti, questi due 1v1. 5-0-0 adesso. Questo Grave sta diventando una vera e propria minaccia. Livello 10, a pari merito di tutti i suoi carry, del suo mid lane, della sua top lane, della sua bot lane. E adesso con la prima torre conquistata in corsia superiore siamo a più di 2000 unità d'oro di vantaggio per i Looking for Org. Bisognerà vedere cosa e come vorranno sfruttare ovviamente i Looking for Org tutti questi soldi. Sappiamo bene che, così come anche col messaggero, se non vi è un ottimo utilizzo a poco serve. Già. Per adesso a livello di ottimizzazione stiamo ancora lavorando su diversi oggetti mitici. Quella Thalia, come abbiamo menzionato, dovendo fare quel pit stop sul capitolo perduto, esce da questa fase di giungla in maniera un po' indebolita. Dovrà chiudere l'oggetto prima di arrivare ad essere una minaccia. Ancora una volta, scissione spirituale, l'aggressione. Da fuori d'acciaio, ma nulla di più. Un po' difficile per Kamin trovare altri inserimenti. 2-0, era partito bene con questo Ione, ma non sta trovando altre grandi aggressioni. Vorrebbe
Vorrebbe cercare di più, vorrebbe snobollare un po' il suo vantaggio, ma gli è sempre più difficile a quanto pare. Ancora una volta l'aggressione che si sposta su Gama, la suprema, ma elegante il tocco di punizione. Già, molto bravo. Molto elegante, bravo Desire. Uno smite prima che quella suprema cada a renderlo invulnerabile, a guadagnare tempo per l'arrivo di Blood Hero. Non vuoi certo attardarti nella giungla avversaria con quel Graves a piede libero. Guardalo, ormai 5-0-0 chiuso il suo secondo oggetto, quasi al secondo, e qua non ha messo, fatto forse il passo un po' più lungo della gamba, Blood Hero va a cercarlo in lo profondità. Lo segue, guarda che movimenti, come riesce a doggiare in maniera esemplare Blood Hero. Poi alla fine potrà anche cadere, ma poco importa. Oh. E intanto Eneino si prenderà l'uccisione su Talia, e certo, è caduto anche Blood Hero, ma pochi spiccioli, effettivamente. Già, lo shutdown bello succoso è andato nelle tasche di Taric, non già dove lo volevi, quindi uno scambio che forse per Looking Frog va anche bene. Hai prosciugato la taglia, l'hai resettata e hai dato i soldi a chi non ne aveva bisogno, quindi direi anche abbastanza contento, considerato che in cambio ne hai comunque trovato una kill su Talia. Aggressione sulla prima torre della corsa centrale, seconda per il Looking for Org. Loro dovrebbero riuscire a conquistarla, ed ecco qua per lui. Già, occhio botlane. Ancora una volta, Kaimin, costretto a flash, arriva subito il pendente. Poi la tempesta d'acciaio con la scissione lo stanno aspettando. Lo scappa. Ai ai ai, Gorius, doppia di azione che viene a mancare. Gama comunque chiuderà facilmente l'uccisione, poi c'è un teletrasporto, risposta anche con quest'altro teletrasporto. Scar dentro col Dodexek, distrutto dalla W, poi rampino per riposizionarsi. Ci torna. Subito riposizionato dentro. Potrebbero seguirlo, lo va a seguire Scar. E riesce a doggiare anche il disperdi debole. Che prova di forza, bravo Scar. Sì, un teletrasporto che sicuramente ha dato i suoi frutti, ma prudenza, perché nel frattempo sulla corsia centrale si evoca il messaggero e i due tiratori dei Looking for Org vogliono portarsi a casa magari anche un'altra torre. Nodames però pronto a difendere, andrà a chiudere questo tentativo sul nascere. Vediamo se riescono a chiudere adesso anche gli avversari nella loro giungla, perché purtroppo Ezreal e le Grave sono un po' elusivi da questo punto di vista, ma piano piano le manguste stanno recuperando quello svantaggio iniziale. Guarda, adesso 1400 gold, 1500 separano le due squadre. Ci stiamo avvicinando sempre di più a uno stato neutro. Un'aggressione che adesso porterà un'altra torre a cadere. I Looking for Org sono in un netto vantaggio ora come ora. Desidere vuole cercare di baitare, magari di chiudere, cercare un muro della testitrice che purtroppo non è disponibile. Ma Ione ancora un po' lontano, decidono di non spingere troppo avanti. Wow. Anche perché potrebbe essere rischioso, i danni di Syndra sono poco da non sottovalutare. L'aggressione che adesso potrebbe tranquillamente spostarsi in corsia centrale ancora una volta. Ma c'è un drago. Sì, il drago è un primo passo verso il percorso dell'anima per queste squadre. Soltanto una stacca a testa e Blood Hero ormai, con il vantaggio che ha guadagnato con il suo Graves, non si fa troppi problemi ad avanzare pretese sugli obiettivi che vengono lasciati scoperti. Quindi sembra che le manguste non si prodigheranno troppo per cercare di negare questo obiettivo. Alla fine è un primo drago della nuvola. Blood Hero nel frattempo si diverte un po', prende lo scivolo di Bard, fa qualche giretto, ma movimento un po' attorno alla corsia superiore, occhio a Talia che sta arrivando a quasi il muro della strisce per chiudere Nomukong, ma potrebbe nemmeno essere necessario. Attenzione, perché l'aggressione subito si sposta con un doppio lock up, bellissimo lo svuotamento, e Gorius cade sotto i colpi dell'Hextech da parte di Scar. Bella prova di forza. Le manguste non ci stanno, 9-8, e adesso il vantaggio è minimo, soltanto 700 unità d'oro. Già, siamo scesi sotto le 1000 e con le aggressioni su magari una prossima torre potrebbero riportarsi ancora una volta sempre più verso quella parità. Molto bravi qua Scar e Desidere ancora una volta a lavorare insieme, cercare questo picchi isolato. Gorius lasciato purtroppo un po' alla sua sorte, sì, abbandonato. Questa top lane sta, nonostante tutte le attenzioni rivolte ai danni di Scar nell'early game, sta dando i suoi frutti per le manguste. Per la Camilla adesso, con un oggetto e vari componenti, si sta muovendo verso la sua forma di duello prediletta e bisogna iniziare a stare molto attenti a matcharla nelle sideline. In agguato, così come però anche il resto del team, i due team si stanno riassettando. Sono genuinamente curioso di vedere adesso come le manguste vorranno impiegare magari in un team fight. Quando sarà il momento di team fightare? Quando è che si sentiranno pronti? Alla fine
potrebbero anche non cercare teamfight, ma semplicemente continuare a giocare attorno a Camilla e la sua pressione nelle side lane, continuare a giocare attorno a magari dei pick da creare con la combo di Yone e Taric, o con questa Talia e il suo muro della tessitrice che più volte va un po' a cercare di tagliare la strada di fuga, la via di fuga ai propri avversari. Sì. Non c'è sempre la necessità di andare alla ricerca del teamfight vero e proprio, anche perché per adesso Jin è un po' rimasto indietro rispetto alla curva, soltanto un assist dalla sua. Aia, questo ha fatto male. Aia, come si è fatto male? Ace in difficoltà e per poco, ancora una volta, Bloodhero non va a coglierlo. Un vero peccato, perché iniziare magari un barone senza un supporto come Taric avrebbe fatto sicuramente comodo. Direi un mezzo miracolo la salvezza di Ace in questo scambio. Syndra poteva cercare di investire la Suprema, ha deciso di non farlo, ma questo significa lasciare sfuggire il supporto avversario. E come dicevi, adesso ci si muove verso il Baron, perché comunque Ace non è morto, ma è dovuto tornare in base. Spottati, interrotti, sarà un nulla di fatto. Comunque, occhi puntati su questa metà superiore di mappa, perché piano piano le squadre possono pensare concretamente di muoversi su un obiettivo del genere. Sta diventando un obiettivo principale, effettivamente, potersi prendere la parte superiore, e così anche il Barone. Ormai siamo arrivati a un punto dove le itemizzazioni piano piano si stanno susseguendo. Infatti vediamo, no, personaggi come per l'appunto lo stesso Bloodhero arrivare già a un secondo oggetto, più componenti con un'altra K del critico e così via. Oh, Rashomon. Attenzione Rashomon, grazie anche a quella scissione spirituale poteva andare a chiudere, se non fosse che poi interviene Desidere per andare a concludere lui stessa l'uccisione, a confermarla. Buona combinazione di Rashomon con scissione spirituale e come sempre ustione a seguire. E occhio sulla bot lane. Attenzione. Molto bravo Scar a cercare questi trade. Molto bravi ancora una volta la combo di Yone Tari, che permette a Yone di tuffarsi in profondità, avere quel backup al suo fianco. Gli scudi, le guarigioni che Ace ha portato hanno permesso a Kaimin di essere veramente folle con i suoi tentativi di aggressione. Desidere è arrivato soltanto per chiudere la kill. E sì, l'ha tolto un po' dalle mani di Yone, ma perché quella Syndra aveva provato a fare veramente di tutto per trovare una via di fuga e c'era riuscita veramente a malapena, ma non abbastanza. Ancora una volta l'aggressione. Oh. Bellissimi danni su Bloodhero. L'ultimo colpo! Per poco, per poco. L'ustione lo lascia a 5 HP, Bloodhero. Non ci che credo. Si asciuga il sudore dalla fronte dopo quell'intervento. Ha rischiato tanto. Pensavo che Scar stesse cercando via di fuga, invece il rampino l'ha riportato l'aggressione con la presenza dei suoi alleati. Adesso capisco il perché. Ormai iniziano a temere veramente poco queste manguste. Guarda addirittura il tabellone. 9-9, ma hanno ripreso la gold lead. Vero. E come avevamo preventivato, questo è forse il match più equilibrato di questo gruppo. Ora, e come? A vedere. Oh. Aggressione subito, fluido come non mai con scissione spirituale. Wow. Poi i fendenti d'acciaio, fenomenale. Ben fatto. Ancora una volta, che combo fenomenale. Scatto in avanti, stordimento garantito. Arriva sì il colpo finale da parte delle pietre di Desidere, ma è un'altra kill che vai ad aprire per la tua squadra su questa corsia centrale in maniera veramente eccellente. Purtroppo questa Syndra non se la sta passando benissimo. 0-4-2, 4 morti per entrambi solo laner dei Looking for Org, che già stanno subendo non poco. E mio Dio! Kama ha preso lo smottamento, più la mina. Desidere non perdona, i danni iniziano ad arrivare. Kaisim un po' troppo esagerato forse con questa scissione spirituale, cercava la furia d'acciaio. Anche lo scontro trovato. Bravissimo. Gorgus devastato, adesso avanti tutta le manguste con la muro della testitrice vanno a chiudere uno dopo l'altro. Oh. I vari nemici con Kaimin che si lancia su Gama, lasciato ormai da solo, ultimatum Extek per andare a concludere anche su Eneino, rimasto Bloodhero così come anche il fanboy Doimby. Vedremo se andremo a chiudere con Scar che continua a rigenerare come un pazzo. Intanto Kaimin sull'ultimo, manca sempre meno, una doppia V, poco meno, un dispari debole potrebbe essere fatale. Oh, il frutto miloso aiuta Kaimin a trovare un po' di sustain. Scissione. Troppo poco. Un autoattacco. Poco meno. Niente. Niente. È il caso di cercare la fuga. Forse il sustain sull'ondata potrebbe aiutare Kaimin a trovare le due stack. Eccole qui. No! Kaimin cade. Ci ha provato un'ultima scissione spirituale con la fuori d'acciaio per andare a prendere il knock-up, ma purtroppo il disperdi, il debole è facile. Conclude. Cercato il frutto ancora non abbastanza maturo. Bella prova, ma punito molto in fretta. Dando anche la prima uccisione alla Syndra avversaria, quindi
un bel punto di ripartenza per lei. Però in tutto ciò la sua squadra nel frattempo si è portata a casa il Baron, quindi direi che sei abbastanza contento del risultato. E quello che è stato un lento ma inesorabile riprendersi il vantaggio in gold, adesso porta le Manguste ad avere quasi 5.000 unità d'oro di vantaggio, 4.300, 4.400 in questo momento. Una ripresa veramente esemplare da parte loro, in un meta in cui, abbiamo detto, non è facile riprendersi da un vantaggio iniziale nemico, ma sono stati molto bravi nel cercare le aggressioni che potevano permettersi di trovare. Questo è vero, e lo vediamo adesso in un vantaggio ben più consistente di quello che sono riusciti a fare nelle scorse giornate, o meglio, scusate, nelle scorse partite, e soprattutto ben diverso da quello che è stato il vantaggio dei Looking Frog rispetto alle Manguste per tutti questi 26 minuti di partita. Mai stato rapido. Così, esatto, e non soprattutto mai stato così ampio come 4K. Molto più rapido, molto più deciso nel riprendersi. Adesso con questa mano del Barone non farà altro che incrementare, perché è un continuo spingere avanti l'aggressione. Ah, Rampino che non trova attenzione niente. Attenzione però, Scar in difficoltà, reso, devastato, Suprema di Neino. Potrebbe cercare di salvarsi, porterà Gorus in fin di vita, ma non basterà. Ma il resto del team però sta portando avanti in ama scoperta i minion. Vogliono andare a chiudere sull'inibitore della corsia superiore. Dai, non sarà difficile. Ondate potenziate, la mano bello del Barone. Bello però questo doppio stu. Oltretutto lo shutdown di Scar è andato nelle tasche del support. Quindi è una vendetta volta che arriva al lato opposto questa volta. Niente male, devo dire. Una torre dell'inibitore distrutta, inibitore scoperto. Forse Tarik potrebbe rimetterci la vita, ma devono stare anche un po' attenti i Looking for Hulk, perché Kaimin lo vedo lì bello affamato con quella Suprema alla mano. E adesso effettivamente possiamo vedere il riposizionamento da parte del team dei Looking for Hulk. Il Barone sta per scadere e poi ci sarà un ennesimo drago, il terzo per ognuna di queste due squadre, qualora riusciranno a prenderlo. Già, si tratta di soul point per chiunque ci voglia arrivare. Per questo un drago ancora ben lontano dall'essere indispensabile da contestare. Se una squadra va avanti e si dirige a cercarlo, ancora una volta scissione con il Rashmon, arriva il fendente, la fune d'acciaio, la chiusura, clean da parte di quest'ultimo. Bellissimo però qui il doppio assordimento da parte di Doibi, l'aggressione è totale. Ma ciò non basta, le Manguste reagiscono, l'arrivo di Scar sul flank, vanno a chiudere, ottima la doppia stasi che purtroppo si sovrappone, aspetta Burger Flipper, Gamma, unico superstite, signori, Carneficina! E adesso si marcia verso la top lane con l'ondata già pronta. Desidere alza il muro e lo abbassa subito, semplicemente per permettere un facile ingresso ai suoi compagni di squadra. Questa potrebbe essere la chiusura delle Manguste. Assolutamente. 15 secondi a Deneino, 10 a Bloody Hero. Potrebbe però non bastare. Sembra che la volontà di fare rush ci sia. Scar sta tankando Scar le torri. Tanca. Si tanca le torri, cade la prima. Sta per cadere la seconda, Blodir è appena arrivato, ma il Nexus è scoperto, i danni ci sono, le Manguste ce l'hanno fatta! Sembra proprio di sì, GG, alla fine non è stato facile, è stata di gran lunga la partita più combattuta della giornata di oggi, ma ce l'hanno fatta. Quelle 6 vittorie della fase svizzera alla fine non le abbiamo viste sparire nel nulla. Pazzesco. In questa prima giornata. Arrivano a qualificarsi, sì, forse un passo indietro rispetto agli off-limits che li hanno schiacciati nel loro scontro diretto. Vero. Ma comunque arrivano a quella fase di best of 3 e per sapere chi andranno a affrontare dovranno aspettare la giornata di domani, perché domani si risolve l'intero altro gruppo. Abbiamo finito la giornata di oggi, abbiamo 2 squadre che avanzano, abbiamo purtroppo anche 2 squadre da salutare. Mondisports forse un pochino più sofferenti, ma questi Looking for Org che sono riusciti a riprendersi molto bene contro la quarta squadra, a mettere nei guai le Manguste, perché non è stato un game facile da vincere per loro. No. Hanno dovuto arrampicarsi da un deficit notevole anche guadagnato nell'early e nel mid game. Quindi per niente scontata questa vittoria, onore anche agli sconfitti, purtroppo però il loro percorso si interrompe qua. Già, un vero peccato quindi per un'organizzazione nascente, diciamo, una squadra nascente, purtroppo... Organizzazione non ce l'avevo, la stavano cercando, come dice stesso il nome, quindi... Non si sa. Domani ci sarà... Domani, l'altro domani. Gruppo. Però sì, effettivamente,
Partite che ci hanno lasciato il segno effettivamente, comunque con questo recap che ha visto per l'appunto le Manguste iniziare e portare avanti un po' quello che era la loro legacy dalla fase di qualifica iniziale contro i Mogi Esports, poi Looking for Rogue cadere sotto i colpi degli Off Limits, ma poi il vero derby, diciamo la creme della creme con le Manguste contro Off Limits, che vincendo si sono assicurati fin da subito il posto poi per dopodomani, e infine poi Looking for Rogue che si erano ripresi. Già, e devo dire, le due squadre che alla fine sono uscite da questo primo gruppo di oggi mi hanno dimostrato dei punti di forza diversi ma altrettanto interessanti, perché abbiamo da parte degli Off Limits due partite, due vittorie, ma vittorie molto convincenti, e soprattutto due vittorie contro le due squadre contro le quali avevano perso durante il girone della Svizzera. Quindi ci hanno dimostrato un sapersi adattare molto bene ai loro avversari, vero, assorbire una sconfitta, metabolizzarla e processarla in maniera corretta. E considerato che il prossimo loro scontro sarà una best of three, avranno bisogno di un'abilità del genere. Da parte delle Manguste invece trovo molto prezioso il saper conoscere i propri punti di forza, saper giocare attorno ai propri comfort e sapersi risollevare da una posizione di svantaggio in un meta come questo, dove lo snowball è un po' all'ordine del giorno, con tutti questi danni che ci sono nell'itemizzazione, con tutta questa volontà di aggressione, il non perdersi d'animo, l'identificare le proprie condizioni di vittoria e giocare secondo esse anche in una situazione di svantaggio, è quello che ha permesso poi loro di vincere questa partita e di arrivare a quelle best of three. Quindi entrambe queste squadre sono molto interessanti per quello che sarà poi la fase di serie prolungata, e come abbiamo detto, per scoprire i loro avversari dovremo aspettare la giornata di domani, perché arriverà il gruppo B, arriverà un'altra giornata con lo stesso format, sempre le solite 5 partite, per vedere quali saranno le due squadre che avanzeranno e le due squadre che ci saluteranno. Esatto, e quindi come sempre l'appuntamento è domani, stesso orario, quindi per le 19 si partirà con questa carrellata di match che andrà poi a concludere anche la fase 2, come giustamente ho appena detto, scopriremo così i semifinalisti, per l'appunto coloro, una sorta di semifinalisti, coloro che ne usciranno quindi vittoriosi da questi due gruppi A e B. Detto questo però, per stasera è davvero tutto, abbiamo dato un po' di spettacolo questa nuova generazione di player, staremo a vedere chi riuscirà a spuntarla. Come sempre l'appuntamento quindi è a domani su PG Esports. Per stasera è tutto da D-Noise, da Boomboy e da PG Esports. Una buona serata.